Attenzione, bene. Adesso un momento giornalistico qui a Zelig. Lo abbiamo spesso avuto ospite dal vivo, ma adesso per motivi indipendenti dalla sua volontà, per motivi di forza maggiore, non può essere qui. Quindi siamo noi a collegarci con lui, con il re del gossip, con Fabrizio Corona. Telefonino, dai, che ti ha visto la mamma, stai facendo il collegamento, dai, esatto, ancora, oh, allora. Vedi che sono vietati nelle celle i telefonini, dai, scusate. Questo lo sequestro io, dai, forza. Scusate. Scusami Frassica, ma qua è un casino oggi. Beh, lo so, vedo, un po' di ordine, beh, ma noi siamo qui a Zelig, tu dove sei? Ma che cazzo di domande mi fai, Frassica? No, dove devo essere? A Ibiza, dove sono? Sette anni devo stare qua. Siccome sei imprevedibile, no. Stai zitto, non lo capisco il francese, dai. No, non puoi entrare, siamo in tanti, non puoi entrare. La prossima volta. Basta. E basta. Mamma mia. Che parlo arabo? Beh. L'idea è un po' confusa. La prossima volta paghi il biglietto, come hanno fatto loro. E poi entri. Bene, Bene, bravo Fabrizio. Scusi, ma qui ci può cadere il satellite. Allora, siete veramente in tanti lì dentro, dicevo. Assolutamente sì. E siamo sempre di più, ne arrivano ogni giorno qua. Ah. Ieri sai chi hanno portato? Non lo so. Quello del Monte dei Paschi di Siena. Quello che gli ha fottuto 4 miliardi di euro. No, veramente li ha fottuti un po' a tutti quanti. No, li ha fottuti a voi, io col cazzo che ho pagato l'IMU. Io sapevo che c'era la fregatura. Scusate. Hai capito, Stato? Fabrizio lo sapeva delle vostre porcherie. Vi siete fatto di non uno, non due, 4 miliardi di euro. E i magistrati zitti, E Fabrizio qui a marcire, ma tanto alle elezioni non vi ha votato nessuno, Fabrizio, magistrati. Fabrizio. Siete degli sfigati. Fabrizio, per favore, se... Non ti metto... Sono cambiato. Sei cambiato, bravo. Oh, calma, vi faccio uscire dal collegamento, A volte si scorda che è cambiato, non peggiorare la tua situazione che non è, diciamo, delle più rose. Bene, Fabrizio, dove la volevi l'uscita del tunnel? Sotto casa tua o dietro la palestra? Dietro la palestra. Ma no, ma va, tocca rifare tutto adesso. Ma ora dai che ce ne dobbiamo andare, forza. Facendo un tunnel, stanno facendo, bene. Silenzio, per piacere. Ma no, zitto che non sento cosa. Fabri, una cosa, quella persona che hai fatto chiamare è arrivata, che faccio, la faccio entrare? Non doveva arrivare più tardi. Aveva un impegno, è arrivato in anticipo. Devo finire il pettorale io. E dimmi tu, che devo fare? Falla entrare, dai. Ma avete sentito? Arieggiare, su! Fuori. Ognuno nelle proprie celle, dai, che non è la festa di San Nicola qua! Andiamo nel cortile a giocare alle pallucce! Cosa state girando? CSI Bitonto o dentro lì? Scusa, Frassica, due minuti sono da te, dai, forza, fammi stare con questa persona, dai. Ma c'ho gente qua, la gente si è collegata, non vedeva l'ora di... Io me ne vado, se questa persona ti dà fastidio, mi raccomando, un fischio a disposizione, sto qui fuori. Assolutamente sì, grazie, ciao. Sei un grande, grazie. Ti sta ricevendo qua. E mi piace, una cosa veloce, stringere, che Fabrizio deve finire di fare i pettorali, va bene? Ma c'eravamo prima noi di Zelig, scusa. Buonasera, Fabrizio, ben trovata. Ciao, Benny. Accomodi. Oh, bello questo anello, bello. No, dai, ti do questo, guarda, col teschio. Non posso, deve restituirlo, non è mio. Ma che restituisci? Benny, dai, dica l'hai perso. Sai quante volte l'ho fatto con la patente? Funziona? Vabbè, dai, niente, banda alle ciancere. Senti, ti ho fatto chiamare qua, Benny. Te lo voglio dire papale. Sì, vabbè. Adesso che sei senza lavoro, cosa pensi di fare? Ma pensavo di camminare per i campi e meditare. Ma che devi meditare, Benny? Sei il personaggio del momento. Entri in agenzia con me, ti faccio fare un sacco di soldi. Ma che? Ma non lo so, Fabrizio, non lo so. Benny, ascoltami. Allora, adesso i tronisti non le vuole più nessuno. Mi stanno chiedendo solo te. Io ti faccio fare le discoteche e i centri commerciali. Siamo impazziti. A 10.000 euro a serata, tutto in nero, Benny, spacchiamo tutto. Ma ci devo pensare, Fabrizio. Benny, cosa devi pensare? Benny, tu c'hai una cosa in più di tutti. Tu non lo sai, tu c'hai sti pezzi in latino che sono una bomba, Benny. Ma non li posso non più nessuno. Fare, Fabrizio. Ancora, c'ho già il manifesto, Benny. Emerito, show 2013, tutta l'estate lo facciamo. Ma non funziona. Ma perché sei così? Perché questa mentalità tedesca inquadrato? Benny. Benny, guardati tu con questa faccia che c'hai, con questo sguardo. Per favore. Tu spacchi, tu rimani impresso alla gente questa faccia. Benny,
Sei impressionante. Davvero? Assolutamente sì. Apri gli occhi. Chiudi, chiudi. Scherzavo. Va bene, allora ti faccio sapere. Grazie per avermi chiamato, Fabrizio. Arrivederci. Dove stai andando? Eh? No. Ti ho detto che ho finito. Ma no. Un po' di rispetto. Allora, la cosa più importante è questa, Benny. Adesso che farete il nuovo Papa? Sì. Perché lo farete il nuovo Papa, no? Sì. Come si chiama? Non me lo dicono. Benny, ma perché sei così? Ti vedo proprio così dimesso, proprio. Infatti. Allora, appena si affaccia alla finestra questo Papa, tu fagli mettere questa, ok? Bella! Ma stai dicendo? Ne vendiamo milioni. Sai, lo vedranno in tutto il mondo. Benny, vai! Dai, ma forza! Bene, vai, vai mettere. Che spacchiamo! Ma... Benny, vai, ciao, grande! Fabrizio. Oh, aspetto la tua chiamata, Sei in gamba, mi sei piaciuto, grazie, Benny. Ti aspetto. Fabrizio. Beh, non si fa così, guarda Fabrizio. E grazie, ti dirò grazie. Di più, che e ti dirò di più, altro che gli faccio scrivere il libro e gli faccio svelare tutti i segreti delle dimissioni. No, hai capito, magistrato? Lasciamo o sta... mi fa uscire di qua o salta tutto, faccio saltare anche te. No, hai capito, stare. Magistrato? Lasciamo stare, tu non sei chiudiamo nessuno. Il collegamento, chiudiamo il collegamento. Vorrei che sapere i segreti dei fondi all'estero. Ciao, grazie, ciao. Giovanni Vernia. Bravissimo. Giovanni è sempre bravissimo, bellissimo questo pezzo, ma soprattutto ringraziamo e ancora un applauso a tutti i tecnici che stanno smontando alla velocità della luce il palco. È vero, quindi grazie. Bravissimi, anche se ne ho visti di più veloci, Ma siamo pronti, proprio perché siamo pronti per presentare il prossimo comico. È un attore eccezionale lui. Arriva da Genova.